Ciao ragazzi, bentornati sul canale Fabio at Work. Allora ragazzi, oggi vado a fare un recension test di un avvitatore della Tocma, la quale ringrazio per avermi invitato a testare un loro prodotto. Ce l'andiamo a fare insieme, vi avvicino l'inquadratura e vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Allora ragazzi, questo è l'avvitatore kit del quale dobbiamo parlare. Questo è il corpo macchina, abbiamo degli accessori tra cui punte a legno, punte a ferro, vari inserti a croce, torque spaccate, delle bussole, uno snodo ed una prolunga per gli inserti, doppia batteria e carica batteria. Allora, vediamo più da vicino il corpo macchina, batteria 12 volt, impugnatura antiscivolo, pulsante reverse avanti e dietro. Se lo lasciamo nella posizione a metà non consentirà al pulsante di essere premuto. Questa è la posizione che va lasciata quando lo riposiamo in valigetta. Ha una frizione con 18 posizioni, l'ultima posizione è drill, quindi da usare come trapano. Doppia velocità, luce LED davanti, mandrino che può ospitare punte fino a 10 mm, mandrino ben centrato, il prodotto risulta leggero. Allora ragazzi, la premessa da fare qual è? Stiamo parlando di un avvitatore, nulla di più. Se partiamo da questa premessa non sbaglieremo sicuramente l'acquisto. Cosa intendo? Avrete notato che non ha la funzione battente, non è un avvitatore ad impulsi, è un semplice avvitatore. Se ci limitiamo a questo, sono sicuro che rimarremo soddisfatti dei risultati. Ad esempio, nel kit non ci sono punte a muro. Già questo ci fa capire che non è un avvitatore con il quale possiamo andare a fare dei fori al muro. Allora ragazzi, andiamo a testare qualche accessorio che ci hanno dato in dotazione. Partiamo dalla punta a legno. Per utilizzarlo con la punta a legno lo mettiamo sulla doppia velocità e la funzione drill, chiaramente. Forato senza troppi problemi. Vado a provare anche con una punta del 10, questo non fa parte del suo kit. Andiamo ad applicarci un dado a legno messo inserto a croce. Andiamo a provare qualche vita a legno e la frizione. Vediamo come si comporta la frizione. Partiamo da una frizione potenza 1. La frizione devo dire che risponde bene. Inserto Philips, vediamo come si comporta quest'altra vite. Pulsante elettronico, più si preme più darà potenza all'avvitatore. Anche qui ragazzi non ci sono assolutamente problemi. Adesso andiamo a provare una vite da 4 mm di spessore, lunghezza 6 cm, senza preforo. Andiamo a vedere come si comporta. Ce l'andiamo a fare qui dove non c'è buco. Come vedete ragazzi, l'ha avvitato senza problemi per tutta la sua lunghezza. Adesso ci andiamo a provare il suo flessibile. Anche il flessibile si è comportato egregiamente. Allora ragazzi, adesso andiamo a provare a forare una piattina in ferro da 4 mm.
punta del kit non va, ragazzi, voglio provare una delle mie punte. Questa che vado ad utilizzare è una mia punta al bicobalto. Dunque, ragazzi, adesso sempre con il kit ci andiamo a serrare un bullone, quindi andiamo ad utilizzare una bussola ed il suo inserto per le bussole. Ha veramente un ottimo serraggio, l'ho serrata a 10 e non sono riuscito a svitarla chiaramente con le mani. Beh, ragazzi, mi ha veramente stupito. Si è tirato completamente un tirafondo, senza preforo e senza che l'avvitatore si scaldi al motore. Chiaramente vi dovete fidare di me. Allora, ragazzi, cosa dirvi di questo piccolino? Ha superato di gran lunga le mie aspettative. Essendo così piccolo, non avrei mai pensato che riuscisse a tirarsi un tirafondo senza addirittura il preforo. L'unica pecca che ha dimostrato in questo recension test è stato un accessorio, ossia la punta a ferro. Abbiamo visto la punta a ferro non è riuscita in alcun modo a forare il ferro, poco male, una punta a ferro si può comprare a parte. Abbiamo visto non dipendeva dall'avviatore né dal mandrino. Come ho provato una delle mie punte al cobalto, l'ha bucata, in men che non si dica. Questo è il trucciolino che ha lasciato. Quindi, ragazzi, ringrazio nuovamente la Tokma per avermi dato modo di provare questo avvitatore. Se vi interessa il link ve lo lascio sotto in descrizione. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, spuntate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, ragazzi!